Morning. Oggi un video. Allora, premetto che mo devo dire a David di darvi una mano perché mo sarà una guerra paurosa, peggio del video quello da pilota sull'Antartico, che verranno a flotti i debunker. Quindi predico. Chiaramente tutti quelli, non faccio da una mano da dei, pur tutti quelli che arrivano, scemo, ubriaco, la droga, le cose, zac, li banno. Ma non solo, quelli che vengono a fare i discorsi, scusa, ma allora spiegami perché il sole e la luna, li banno, perché io non dibatto questi conti della serva, mica perché non sono in gran figura. Perché ci stanno tutti, andate su, che ne so, canale di Tinelli, quello, mi dice, ma a me Tinelli, lascia perdere, quello riporta, se non andate direttamente in quelli americani, riporta i video che smontano tutte le teorie, danno la loro cosa, quindi dibattete là queste cose. Io vi sto dando informazioni, poi fate come vi pare. Di cosa sto parlando? Sto parlando che sto incazzato nero. Perché? Perché su Facebook stavo facendo una serie da un mese forse, no, qualche settimana, una serie di informazioni disseminate, non tutte insieme, alcune sono affilate. Su cosa? Sui territori oltre l'Antartico circolare. E quindi torniamo al discorso terra piatta. Perché? Me lo dico in 2 secondi, smontiamo pure questa. Qua fa un caldo nero, riga 35. Smontiamo pure questa cosa, perché c'è un sacco di gente che si crede. Che quando si parla di terra piatta si parla invece del globo che schizza nello spazio, è un frisbee che schizza nello spazio. Questo si credono. Ma allora non abbiamo risolto niente, perché non è questione se è così o così. Che cambia se schizza una cosa così o se schizza una cosa così? Non cambia niente. E allora tutti i discorsi, no, perché questo qua, allora tu qui vai dal bordo, caschi sotto. Uno una volta, no, un altro mi ha scritto, scusa, mi fate un selfie? No, ve lo leggo, ve lo leggo. Domanda stupida, nella vostra terra piatta c'è qualche genio che mi fa una foto di dove finisce la circonferenza? Grazie, basta un selfie. Allora gli ho risposto, eccola, imbecille. Vabbè, è una ricostruzione, ovviamente. Non ve la faccio vedere pure a voi, ecco. Se la finiamo con questa tarantella. Eccola dove finisce il bordo. Scemi. Lo vedete? Questa è la terra piatta, questa è qua l'Australia, quello che è la terra. E quello è il bordo. Che cos'è? È infinito. Noi non c'entriamo niente. Non c'entriamo niente con il cielo, il sole. E allora perché i pianeti sono tutti sferici? E noi siamo, non siamo, siamo piatti? Che ci entra i pianeti con la Terra? Questo è un piano infinito. Sotto infinito, ai lati infinito. E sopra c'è il cielo. Mo se sopra ci sta, le palle, i quadrati, che dobbiamo essere come quelli? Basta, dai, sì, mi ho rotto il cavolo così. Allora. Che cosa va di, sto dicendo io? La terra è, non mi interessa questi discorsi come la terra o non è la terra. Il problema è che ai lati è sotto infinita. Questo è il grande problema. Sto preparando un video con Dave che riassumo un po' così, poi lui li monta con la mu, facciamo qualcosa del genere, non so quanto è pronto. Ma qui io volevo. Ah, dicevo, perché ho fatto questo video? Perché io ho riportato delle informazioni su Facebook, poi Masako, l'utente Mario, mi ha detto, ma perché le dici solo su Facebook queste cose, sui video non li fai mai? E c'ha ragione, ma io non le faccio perché poi devo dichiarare tutte queste cose. Allora, qua non si sta dicendo è vero o non è vero, qua si sta dicendo che quando uno dice, ma perché secondo me, ma allora perché ci nascondono? Per questo motivo. Non è che ci nascondono che la Terra è schizza sferica, allora ci nascondono che è schizza piatta. Schizza è la parola che quel, tutto là gira. Allora, voi dite, ma com'è possibile? Chi, com'è possibile? Allora, ah, ecco, ho detto, mi sono incazzato perché avevo fa ho fatto dei versi, come ve li faccio vedere su Facebook, uno a uno. Chi l'ha visto, sarà una ripetizione. E tra questi post ne avevo fatto uno. È scomparso,
Me ne sono reso conto l'altra volta, poi è scomparsa la dicitura. Cioè, vi spiego un attimo, ora lo trovo. Ora lo trovo. Eccolo qua. Perdone, datemi un attimo di tempo, che qua non è una cosa seria. Allora, io ho scritto, ma l'ho riscritto, per forza, ve lo faccio leggere. Questo era il posto con uno dei simboli della Neues Babelland, la spedizione nazista, e questa era la notizia, che non ce l'ha nessuno. Di tutte le cose che ho detto, che ora vi faccio vedere, questa l'hanno fatta scomparire. Cioè, nel marzo del 1960 l'importante rivista Science Vie presentò avvenimento straordinario. Degli scienziati avevano potuto visitare l'oasi del Bunge nell'Antartico, uno spazio libero dai ghiacci, con dei laghi, dei fiumi, con una vegetazione di licheni, con uccelli di diverse specie, il tutto sotto una temperatura di 25 gradi. Più 25. Secondo la rivista, i sovietici avevano trovato come spiegazione di questo enorme scarto di temperatura da meno 70 a più 25 gradi la presenza di una catena di montagne che fermavano i venti freddi e il ghiaccio e l'azione temperante dell'oceano. Spiegazione, of course, poco convincente. Questa oasi viene menzionata nel che se, nel che sei se, nel che sei je. Numero 1249, edito nel 67. Se si crede a Science et Vie, resisteva al polo sud almeno nel 1960 una zona verde dove regnava una temperatura tropicale. La rivista non affrontò più questo argomento. Io poi l'ho ripreso, perdono, l'ho ripreso qui oggi e l'ho rifatto. Ops, bar. Mardi, vabbè, questa è la ricostruzione che vi ho detto. Ecco questi mondi. Da cui uno non è questo, ma non è mo quello preciso, non mi dite queste cose, è per dare un'indicazione. Adesso passiamo a un'altra cosa. Ok, l'ammiraglio Karl Dönitz, dovete capire chi è, perché uno dice, vabbè, chi è un ammiraglio? No, per chi non sapesse chi fosse, vabbè, andate su Wikipedia, ma praticamente. Il Reich ha avuto due cancellieri, è durato 12 anni, per 11 mesi, 11 anni e 11 e 12 e 11 mesi e un bel po' di giorni è stato Hitler. Gli ultimi giorni è stato questo, che era comandante del controspionaggio tedesco. E disse, riguardo al viaggio dei suoi U-boot sottomarini in Antartide, Neues Babelland, PS, se c'è. Ah, vabbè. I miei U-boot, qui, grosso mio, mai ne U-boot fare. I miei U-boot hanno scoperto in Antartide un vero paradiso terrestre. Ok? Questa è un'altra prova. Adesso dove andiamo? Andiamo qui. Questa è una rivista quotatissima. È uscito nel 14. Praticamente la rivista è la, ve lo dico subito, è la Geoscience. Ok? Andate a vedere qui, Geoscience. Andate a vedere che cos'è. Quindi hanno scoperto che ci sono dei tunnel che passano oltre la cintura antartica. Ora, vedetevi il mio video da pilota, quello che parlo di come. Di come è possibile, appunto, che non ti accorgi se parti dal sud del mondo. Per andare in Antartica è uguale, le misure sono identiche. Faccio un esempio: se vai da Roma a Pescara, quindi est-ovest, perché nord-sud sono identiche, non ci piove. Però poi contesto il fatto, ma no, quello è più largo perché quella mappa non è completa. Noi usiamo quella così, ma non è la vera mappa. Perché? Perché le misure sono identiche. Tu dici, ma com'è possibile? Se andate mai a uno spettacolo di Copperfield o di un illusionista, voi vi sedete, non sapete come fa scomparire l'elefante, ma non vi passa manco per l'anticamera del cervello di pensare che sta a fare una magia, che gli atomi si disintegrano, poi li fa ricomparire. Sapete che c'è un trucco, sapete che può essere una botola, un gioco di luci, una doppia parete, ma non sapete, ma non potete spiegarlo. Ma non vi passa nemmeno per il cervello se non lo potete spiegare che è una magia che
Che, ma sapete che no? Quindi dovete sapere che è un'illusione. È inutile che vai con la testa tua, ma questo nella terra piatta è più largo, non fa niente. Se c'è qualche incongruenza a causa appunto quella mappa, ne ho una o due, mentre le incongruenze sul globo sono centinaia, solo che non vogliono ammetterlo, perché se gli dici le foto, la NASA sono fake, sono Photoshop, no, non è vero. E allora non c'è dialogo, non si può parlare. Capite? Quindi, avevamo detto quello. L'ammiraglio Byrd passa dall'altra parte. Vabbè, vi devo ritrovare la mappa. Porca miseria. Vabbè. Passa dall'altra parte, spiega come, e si ritrova anche lui più 25 dall'altra. Voi dite, vabbè, ma Bird là, gli UFO, le cose, magari. Vabbè, allora lasciamo perdere Bird. Will, Capitano Wilkins inglese prima di lui, la stessa cosa. Questo non ha niente a che fare con. Canalis ve l'ho fatto vedere, la rivista del 67 ve l'ho fatto vedere. Mo' vi faccio vedere cosa disse. Perdono che ce l'ho. Ok. Quindi, quindi non è uno che parla di questo, e chi parla di questo non è chissà che cosa. Questo è il vero motivo di tutta sta storia, di tutto sto inganno, perché ve lo dissi pure in altre parti, di qua, di là. In poche parole stiamo parlando di questo, questa è una mappa buddista ritrovata, chi segue queste cose lo sa. Stiamo parlando di questo, perdono. Questa è la nostra terra, questa è la cintura antartica, questi sono i mondi dall'altra parte, su un piano infinito. Io sono stanco a ripetere sempre la stessa cosa, no? Avete capito? Quindi, ma insomma, guarda. Ah, vi dovevo far vedere questo. Allora andiamo a vedere adesso che dice Serrano, Miguel Serrano, ve l'ho fatto vedere. Tu dici, ma Miguel Serrano era nazista, ma chi ce ne frega uno che tendenze politiche ha? Non ha importanza. No, quello mi dice, ma no, era un nazionale. E beh, chi so, il nazionalsocialismo non ha diritto di dire che 2 più 2 fa 4, o che. No, no, ma che. Vabbè, in più Serrano ha scritto dei libri incredibili. Era ex ambasciatore del Cile in India, una preparazione esoterica paurosa, tantantrico, non si sa. Allora, prima di giudicare queste persone, cerchiamo di cose. Allora, vediamo, vi faccio vedere questo. Ok. Ok, sentite cosa dice Serrano. Se ci riesco, porco. Voilà, cosa succede qua? Non è un caso che abbia scelto di vivere qui in Cile, nell'estrema punta sud della Patagonia. Ha viaggiato infatti in Antartide prima, durante e dopo la guerra. So anche che i sottomarini tedeschi sono venuti qui più volte, nella parte calda di Antartide, che è una vera e propria oasi, come avevano intuito Poe, Gordon Pym e Verne nella Sfinge dei Ghiacci. Qui infatti vivono esseri sovrumani senza tempo e che sono sincronici nella loro presenza psichica, sono qui dovunque. Hanno anche enormi poteri. Pensi che la spedizione americana dell'ammiraglio Byrd nel 1947 gettò due bombe atomiche sul territorio Si tedesco, parla di Neuschwabland, ma gli no? Territorio esplosero tedesco a penso come Berlino, qua. un boomerang. Ma torniamo indietro, facciamo un po' di storia, torniamo al Terzo Reich, nel bunker, Hitler prima di morire disse al suo attendente,
lotteremo per l'uomo che verrà. Io ritengo che si riferisse alla incarnazione di questi superuomini, questi eletti. Il loro segreto riguarda l'integrazione e la disintegrazione della materia. Sono degli esseri che possono risultare ubiqui e che hanno comunque una dimensione differente, non umana, forse come quella di Cristo quando risuscitò. Lui sembrava un essere umano, ma era qualcosa di diverso. Hanno quindi una presenza umana, ma è un archetipo. Sono differenti, sono posseduti dalla trascendenza. Swedenborg, l'occultista svedese, diceva: il cielo ha la forma di uomo, la terra stessa è un essere vivente. L'uomo, quando si trasmuta, assume un altro aspetto. La sua forma umana non ha nulla a che vedere con l'aspetto umano, è una semplice apparenza che si percepisce in maniera diversa, sorprende. È un argomento molto complicato. Tutto questo è legato però alla teoria del sincronismo. Siamo qua e là, siamo fuori dal tempo, fuori dallo spazio, un'altra dimensione. Poi l'uomo Hitler muore fisicamente, ma l'archetipo resta. È stato creato da tutta la nazione, dal desiderio di una nazione. E quindi si reintegra nella nuova dimensione fisica della roccia che i linguisti chiamano Vrai. Ok. Avete capito? Tu dici, ma mo quello lì, io sto dando delle informazioni, voi ve le prendete, ve le mettete, poi non è che dice, allora ma quella, non si dibattono queste cose, non è che dici, ma io non voglio sentire niente, lascio, qua sarebbe da disabilitare i commenti, li lascio perché ovviamente io non faccio queste cose, ma mo sarà una guerra. Abbanna tutti gli scemi, e tutti gli scemi, quello proprio cretino, deficiente, quello vabbè bannato, e quegli altri che vengono a dire anche con educazione, scusa ma se è come dici tu, allora come spieghi che io non spiego niente, andatevela a scovare da soli, basta con queste storie. Allora, questo era un'anticipazione, questo video, di un video che più o meno tratta la stessa cosa, però Dave lo monterà in modo come sa fa lui, con le musiche, le immagini di qua e di là, e più dirò pure altre cose. Ho voluto farlo questo video, primo perché Mario mi ha detto, Masako mi ha detto, guarda, ne parli su Facebook di queste cose, ma un video veramente non ce l'hai fatto mai. Io gli ho risposto, guarda, per fare un video del genere devo andare oltre, cioè vado a rischiare che la gente mi dica, scemo veramente. Tu dici, vabbè, lo fai su Facebook, vabbè, ma su Facebook fai un post, una cosa, è più facile che poi uno, ma detto tutto insieme, tutto messo così, tutto così, è scioccante, lo capisco, come quello mi fai il surf per finire dove finisce la terra, convinto, perché uno che dice così è convinto, che lui si crede che si parla di un film che schizza, quindi dice, vorrei proprio sapere, caschi di sotto. Avete chiuso, raga, avete chiuso. Ma voglio sganciare dei bunker qua. E questo non è un gioco, qua si gioca tutta la partita. Tu dici, ma che succede? Per questo succede, ve lo immaginate che succede se si scopre? Sulla Luna non ci siamo stati. C'è gente che non crede a tutto questo discorso, ma sa perfettamente e dice, dichiara, fa pure video, anche gente abbastanza conosciuta in rete, che sulla Luna non ci siamo stati, non sapendo che sta andando a mettere una palla nel pallottoliere. Che conferma tutto ciò, stessa cosa, ma le foto lo sappiamo che la NASA è fake, ma non è vero, e allora basta, lasciamo perdere, non c'è dialogo se uno mi dice che la NASA è vera, cioè che le foto sono originali, non esiste, quindi l'Antartico è off limits, andate a vedere i miei video sull'Antartico, 3-4 anni fa quando scoppiò la storia della Terra piatta. Tu dici, ma perché prima non è scoppiata? Per lo stesso motivo per cui prima tutti abbiamo creduto che sulla Luna ci siamo andati, perché c'è un risveglio, c'è una presa di coscienza, e non lo fermerà certo le formulette che hanno messo. Quindi, come prima eravamo tutti scemi, che abbiamo creduto che sulla Luna ci eravamo andati, tutti, indistintamente, tutto il mondo, e credevamo a quello che ci ha detto della sfera. Mo come si sa come? Capiti che sulla Luna era impossibile, perché uno non poteva capire fino a un po' d'anni fa che con un coso di cartoccio sulla Luna non ci possiamo andare, che le trattive. No, non lo capivamo, non c'era una presa di coscienza. Adesso c'è, e così c'è pure per questo, e così c'è pure per altro, come effettivamente sta accadendo. Quindi,
Ah, dicevo, quando scoppia la cosa della terrorità, guarda caso tutte queste si riuniscono e sanciscono che chiudono milioni di chilometri quadri che ancora erano più o meno praticabili intorno all'Antartide. Perché? Per la salvaguardia del merluzzo. Ma dimmi chi è che va a pescare un merluzzo a flotte da farlo estinguere? Chi è? Gli australiani, i sudafricani? Ma dai, ma no, non è, conseguenze paurose. Paurose. Più è off limits, più la traversata non l'ha fatta mai nessuno. Ma non l'ha fatta. Allora non si dibatte se voi credete a questo. Se voi credete che sulla Luna ci siamo andati, che quelli che ci hanno raccontato che hanno fatto la traversata, Scott, morirono tu, non esiste. Qui, non sti, qui io non sto sancendo, io sto dicendo come stanno, come i pezzi. Poi ognuno se li mette e dice, vabbè, nonostante questo pezzo io continuo, vabbè. Oppure un altro gli dice aspetta però, oppure un altro gli chiude il cerchio, una, quindi non venite a dibattere qua, a parte quello nuovo banna flotti, pure quello che dice scusa ma io veramente bannato, però se bannato, mo banno tutti, non in generale nei miei video, qui sotto questi video, finiamolo. C'è un... Allora secondo voi, allora alla fine si deve sancire per forza, se non è così arriverà altro. Che qui in mezzo c'è una cosa, come vi dissi l'altra volta, tropicale? No, è quella che sta dall'altra parte, della cintura antartica. È spiegato da tutti, quindi dice sì, ma anche con queste cose però non ritorna. Quelli andatevelo a trovare, ve lo spiega bene, la prospettiva, la nave se ne va di sotto, no, perché se più nubi no, che non la va a armare là, quindi non ci va di sotto. Ma quello, spiegalo, spiegano, ci sono i motivi per questo. Quindi, questo è il motivo, perché poi, ma per che motivo avrebbero di mentire? Ma vi sembra poco una cosa del genere? Ma lo sapete che casca l'umanità se si scopre di colpo una cosa del genere? Perché? Perché cadono le leggi fisiche, nel senso non valgono più niente, allora la gente non va più all'università, non esiste più, non si ha più fiducia nelle istituzioni, il Ministero della Sanità ha detto non vale niente, non vale più niente. Il problema, sapete qual è? Se uno parla di vaccini e dice che fanno male, non gliene frega niente, lo lasciano fare. Perché tanto due debunker, vabbè, ma tu che ne sai? No. Ma se arriva un medico, immaginate un medico, proprio che professa la professione, se poi è famoso, lo sgozze subito, e dice che i vaccini fanno male. È finito, gli leva la cosa, non può professare meno, metti in mezzo a una strada. Voi immaginate che qua c'hai i soldi di famiglia, le cose, un mezzo matte non gliene frega niente, è continuo. Che succede? Parte lo screditamento, ma tanto non ho, metti che uno non ha pecche, non ha scheletri nell'armadio, che vuoi smentire, che vuoi si inventa, lo ti dimostra, lotta fino alla fine, sapendo di andare a morire, lo ammazzano. Quindi finitela, qua si sta a giocare una partita su cui si regge l'apocalisse, perché se si scopre questo succede l'apocalisse, nel senso che l'umanità va fuori controllo. Tu dici ma quello vuoi tu, ma io non voglio questo. Ma basta però con le cazzate. Non si può più. Che diamine, regà, guarda, ma porca miseria. Dici, ma no, ma io a te ti seguo perché dici cose importanti, ma quando dici, ma io non dico niente, io mica sto a dire che la Terra è piatta e sferica, non lo dico, vabbè, facciamo finta che io non dico niente. Dico solamente, esiste questo che ha detto così, la rivista? Sì. Quella ha detto così, sì. Birda ha detto così, sì. Canalis ha detto così, sì. Ah, mi sono scordato, mi sono scordato una cosa importante. Ripeto, queste sono cose che magari uno sa. Allora, mo me la ritrovo. Ultima cosa. Che io dico, specchi, mi segue, che segue. Questo video è un riassuntino. Ripeto, lo sto a fare con dei montato bene, più o meno con queste tematiche.
Questo l'ho fatto perché mi hanno cancellato quello, mi hanno cancellato lui, come dicevo il medico. Perché quando gli porti, vabbè, Bird era un matto, non è vero, gli UFO, vabbè. Ma quando esce una rivista che per loro è, per l'establishment è seria, e succede come il medico. E difatti me l'hanno cancellata, ma roba da pazzi, ragazzi. Roba da pazzi, mi hanno fatto scomparire quella nota, meno male io ce l'ho memorizzata, comunque salvatevela, eh. Che ci crediate o no, crediate, è vero, non è crediate nel senso a questa teoria. Ah, eccola qua, guardate qua. No, per riallacciare anche quello che ha detto Serrano, aspetta che la apro. Quindi queste sono cose che occultano, infatti io l'ho recuperata per i capelli anni fa, ma non pensavo mi sarebbe servita così, e questa è la frase. Vabbè, l'immagine, oh, perdono, c'è una cosa che non voglio far vedere, chiedo. Ok, aspettate, ecco. Vabbè, questa è una cosa che ho messo io così. Un ladro che mi dice, no, sai, quello è il nazionalsocialista, quel ladro. No, smettete. Allora, se devo mettere l'occhiale, non ci vedo. I nostri signori stanno uscendo dal centro dell'Antartide. Uscendo dall'Antartide circolare, nota di redazione. Ora, o noi faremo un'alleanza con loro, diventando signori noi stessi, o ci troveremo schiavi nel mucchio delle tame ad alimentare le radici delle nuove città che nasceranno. Adolf Hitler, 34, Reichstag, Berlino. Ora, ascoltate un attimo. Ve lo immaginate se questo si scopre veramente, che succede? I nostri schiavisti vengono da lì perché la punta è staccata. Le rocce che hanno dato quando tornarono dalla Luna, che non ci sono mai andati, come hanno fatto a ingannare gli scienziati? Sono andati a scavare, che chi sta lì a fare lo scienziato, mica può scavare non si sa quanti chilometri per più alla roccia del territorio antartico. E allora? E chi lo fa? Poi hanno cose di segretezza. Allora gli diedero queste rocce alle università che uno scienziato in buona fede le va a analizzare e scopre che non sono di questo mondo. Quindi è fattibilissimo che possono venire dalla Luna. Perché? Perché l'Antartico circolare è anche se confine. Ma è territorio dell'altro mondo, quindi la roccia non ha niente a che vedere con le nostre rocce, il terreno, infatti stanno lì a studiare i germi, le cose. Quindi, immagina che succede, vengono da lì. Lì ci sono mondi inimmaginabili. Dove vi credete che prende gli spunti Hollywood di qualità per fare i colossi? L'Avatar, i mondi tipo Avatar, i mondi tipo Troni di Spade, i mondi tipo Il Signore degli Anelli, i mondi quelli super tecnologici che i film ci fanno credere che vengono da Marte, da altri pianeti. Ora te lo immagini sia in un lato che in un altro, uno di quei mondi super è successo così, super te viene qui, in questo mondo nostro, che fa il Dio, gioca a fare Dio. E viceversa, se uno di noi va in quei mondi, non quello super tecnologico, ma quello tipo il Signore degli Anelli, va là con un mitra, una motocicletta, va a fare Dio là. E viceversa, se va lì in quei mondi super tecnologici e si riporta un minimo di conoscenza, manco tecnologia, e torna di qua, fa concorrenza a questi che fanno gli schiavisti e diventa Dio lui stesso. Ma immagino uno, milioni che si flottano lì a tutti i modi per andare oltre. Cade questo sistema. Andammo lì, ci diedero il nuovo mondo, l'America di qua di là, in una terra piatta. Ma se ci avessero dato il nuovo mondo in una terra piatta, poi quelli che stavano qui, sapendo che quello era l'Antartide circolare con altri mondi, cioè ce l'hanno una schioppettata, si fluivano lì e si andavano a prendere conoscenze che poi fa il Dio qua. E allora per evitare, come hanno fatto, visto che ci dovevano dare il nuovo mondo per qualche ragione. Ce l'ha fatto diventare sfera, così chi sta qui non se lo sogna di andare qui, perché dice tanto è un continente di ghiaccio che vado a fa. E allora per darci il nuovo mondo, la terra da piatta l'ha fatta diventare sferica. Non parliamo poi che schizziamo il coso, il creatore non esiste più, ci direi tutti questi discorsi che valgono pure, ma sono secondari a sto punto.
scusate ragazzi, questo video è assurdo, ma l'ho dovuto fare perché mi hanno cancellato quello. Se mi hanno cancellato quello della rivista vuol dire che ci hanno paura. E naviga via verso un mondo impensabile da ogni teoria. See you later, alligator.